sera e permettere al consultorio di continuare ad aiutare questi ragazzi. Qualcuno sarà rimasto escluso, ma in questi 4 anni ne abbiamo inserito nel percorso terapeutico diverse centinaia di ragazzi e genitori. Chi sono questi ragazzi? Sono ragazzi che hanno veramente bisogno di una psicoterapia molto, molto competente, molto tecnica, e nel nostro consultorio lavorano psicoterapeuti di altissima professionalità. E ne hanno bisogno o perché sono reduci da gravi tentativi di suicidio e non hanno una risposta nel circuito sanitario milanese, oppure stanno dimagrendo a vista d'occhio perché stanno soffrendo del loro corpo, lo vogliono dimagrire a tutti i costi, non accettano la loro bellezza, inseguono la bruttezza, oppure non riescono a tollerare il livello di competizione altissimo che c'è oggi nelle scuole, nei centri sportivi, tra maschi e tra femmine, si sentono inadeguati e si ritirano e trovano in internet una risorsa che gli consente una socializzazione parziale. Preferito, giusto, il fotografo, no, cosa preferisce? Fontana. O Fontana, caspita. Ma tu l'hai seguito Fontana? Conosci la sua storia personale? Sì, certo. Come mai? Di tutti. Beh, come mai è così bravo? Perché secondo te? Bella domanda, Maurizio. Sinceramente non lo so come sono bravo, ha visto delle cose che aveva sotto gli occhi tutti i giorni e ha saputo in qualche maniera renderle immortali con queste foto, che è una semplicissima foto di un mare, però qualcosa quel fatto in più. Eh sì, quell'ombra, le vele, due vele, l'ombra, due windsurf, niente di più. Sì, sì, sì. A Casablanca. Giovanna, scusami, ma queste pochette, luci ombre? Allora, praticamente abbiamo interpretato prima delle luci ombre scegliendo una pelle argentata che riflette la luce, e all'interno di ogni pochette ci sono due nomi di artisti che non si ripetono, cioè non si ripetono mai, quindi abbiamo due pochette, cioè ogni pochette ha un numero e sopra c'è anche ricamato il nome dell'Ive. E all'interno quindi abbiamo una quadra nera, le ombre, e vengono alla luce due nomi d'artista ogni volta diversi. Diciamo, onor del vero, che ci sono tutti gli artisti, sì, tutti e 39, tutti 8 volte, però abbinati sempre ad un artista diverso, quindi le rende esclusive. Grazie. Prego.